Bentornati a 6K in Puglia. Ci troviamo ai portici di Fasano, all'ingresso della sede dell'Università del Tempo Libero, insieme a Presidente Palmina Cannone, e oggi abbiamo una particolare notizia da raccontarvi. Prima di tutto saluto io Pino, saluto Valeria e saluto 6K in Puglia e tutti quelli che ci seguono. Siamo qui per un altro evento straordinario, infatti in occasione della Pasqua l'Università ha allestito una galleria d'arte. Di che cosa si tratta? Prima di tutto si troverà già all'ingresso con una personale del pittore Martino Murat, che ha voluto illustrare alcuni scorci particolari e suggestivi della nostra Fasano. Man mano che comincerà il suo percorso, si troverà di fronte a delle opere che hanno attraversato tutte le più belle gallerie italiane e per la prima volta sono venute a Fasano. Sono le opere del maestro Lorenzo Stano, che viene da Sant'Eramo, ha istituito una sua scuola personale artistica e nella quale realizza tutte le sue opere in carta e presenta per Pasqua la mostra Da Abramo al ritorno di Cristo attraverso la sua passione, morte e risurrezione. Sono 32 scene bellissime, tant'è che è venuto anche il vescovo Giuseppe Favale della diocesi Conversano Monopoli ed è rimasto veramente stupefatto, non solo per l'esattezza biblica della narrazione e poi anche per la bellezza artistica delle scene rappresentate. Ma non finisce qui, perché poi il visitatore sarà immesso in un secondo percorso. In questo secondo percorso, volti e simbologie della passione a Fasano si troverà in mezzo a delle opere stupefacenti di fine Settecento, inizio Ottocento, che fanno parte di collezioni private. Ciò che è straordinario è che queste opere non erano mai uscite dalla sacralità
delle case, dagli affetti delle case, perché ogni famiglia conserva in maniera veramente affettiva queste opere. Quindi staccarsene per il periodo pasquale non è stato facile, però hanno capito che la bellezza, la storia, la tradizione va condivisa con gli altri. E perciò abbiamo in mostra delle, per esempio, delle effigi di Addolorata sotto Campana, abbiamo delle statue che rappresentano i misteri di Gesù, abbiamo dei crocifissi con delle peculiarità particolari. Quindi ve le illustrerò volta per volta, ma non finisce qui, perché c'è tutta la Via Crucis di Martino Murà, e ancora, come se non bastasse, ci sono altri percorsi con diorami pasquali, con opere veramente grandiose di maestri cartapestai pugliesi che ci offrono la loro arte attraverso queste rappresentazioni. E per dare un tocco di internazionalità non poteva mancare la Settimana Santa del Perù, con cui siamo gemellati. Io, che ho già visto qualcosina, è uno spettacolo. Ora tocca a voi. Iniziamo dalla prima parte del percorso e le opere realizzate da Lorenzo Stano. Che è di Sant'Eramo, e il titolo della mostra è Da Abramo al ritorno di Cristo attraverso la passione, morte e resurrezione. Iniziamo con la prima, diciamo, scena, che è la chiamata di Abramo. Proseguiamo con l'altra scena, il dono della legge. Si continua con il santuario, il primo dono di Dio per la nostra salvezza. Ancora l'annuncio a Maria. La nascita di Gesù. Il battesimo di Gesù. È da notare che vicino a ogni scena c'è una scheda da seguire con delle scritte, giusto Palmina? Giusto, ed è tutto ripreso il testo dalla Bibbia, quindi è tutto veritiero. Notiamo Gesù nella sinagoga. La donna lava i piedi a Gesù. La chiamata di Matteo. Il
Gesù al pozzo con la Samaritana. A seguire la risurrezione di Lazzaro. Gesù entra in Gerusalemme. La lavanda dei piedi. Stupenda questa scena, la Santa Cena. Gesù nel Getsemani. Giuda tradisce Gesù. Il sommo sacerdote si strappa la tunica. Pilato si lava le mani. Pietro rinnega Gesù. In cammino verso il Golgota, Simone di Cirene porta la croce di Gesù. Giuda si impicca. Gesù è tolto dalla croce. Palmina, molta emozione suscita questa corona di spine. Certo, il pathos è grande perché emana proprio il dolore e punge tantissimo. Già nella mano. Già nella mano, giusto. E dopo tanti patimenti e dolore, ecco la risurrezione di Gesù. I sacerdoti pagano i soldati per mentire. La scena bellissima di Tommaso. Il mandato di Gesù ai suoi apostoli di predicare la sua parola. Stupenda questa scena in cui Gesù sale al cielo. Il martire Santo Stefano, che tra l'altro è il copatrono con Giovanni Battista della Madonna del Pozzo di Fasano.
Pietro e Giovanni vengono arrestati. La chiamata di Paolo. Paolo ad Atene. Questa scena invece è particolare perché, Palmina? Perché il ritorno di Gesù e la resurrezione dei morti. Infatti, dalla Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana leggiamo: questo vi diciamo sulla parola del Signore. Il Signore stesso discenderà dal cielo e lo vediamo che il Signore è appeso alle nuvole. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nubi. Infatti, chi si salva, il Maestro Stano l'ha messo tra le nuvole. E così saremo sempre con il Signore. Queste sono parole tratte dalla Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana. E ci tengo a precisare che tutto ciò che abbiamo visto sono dei tratti proprio riportati dalla Bibbia. Il maestro Stano ci ha tenuto a precisare e a mettere su ogni scheda anche la bibliografia. Infatti il Vescovo, ripeto, quando è venuto, il Vescovo Favale ha detto che dal punto di vista biblico è tutto preciso e quindi è qualche cosa veramente da venire di persona a constatare e ad ammirare. Eccezionale. La mostra, che è stata aperta il 2 marzo di quest'anno, rimarrà aperta fino al 24 giugno, sempre di quest'anno. E il 24 giugno è una data particolare perché finiranno i festeggiamenti per la festa della Protettrice. Quindi chi vorrà venire in giugno potrà non solo ammirare la scamiciata e tutte le altre manifestazioni che faranno da corollario alla festa della Protettrice, e potrà anche venire nella sede dell'Università che si trova ai portici a Fasano, o meglio al mercato coperto di Fasano, e ammirare questa mostra il pomeriggio dalle 18 alle 20. Staremo aperti anche il giorno delle Palme e il giorno di Pasqua. Per i gruppi di turisti o i gruppi scolastici, previo avviso, noi saremo dalle 10 alle 12. Iniziamo il secondo percorso. Hai detto bene, Valeria, perché ora ci mettiamo in un altro segmento della mostra, che sono volti e simbologie della Passione. Allora abbiamo sulla sinistra una riproduzione di Altare della Reposizione, che non bisogna confondere con i sepolcri, perché nell'altare della Reposizione che si ha a Fasano, cioè questa tradizione nelle parrocchie, noi abbiamo il Santissimo Sacramento. Invece nei sepolcri, e magari lo vedremo più in là, abbiamo soltanto le effigi dei misteri
che ogni confraternita ha, perché Fasano ha la caratteristica di avere tante confraternite. Allora, da Fasano e l'opera Ira di Anna Rosa Cincavalli ci spostiamo a Taranto. Qui l'artista Antonio Bello ha voluto rappresentare un segmento della processione della Madonna del Carmine con tutte le rappresentazioni dei vari confratelli che portano a spalle la Dolorata. Sempre alla mia destra abbiamo delle opere bellissime della collezione di Michele Massari e abbiamo soprattutto un Gesù incoronato di spine da cui si può notare tutta la sofferenza, il dolore dell'umanità che Gesù ha addossato su di sé. Ancora proseguendo, vediamo le pie donne che hanno preso Gesù morto e lo hanno avvolto nel lenzuolo. Anche questa è una scena che emoziona moltissimo. Proseguendo, abbiamo un'immagine della Dolorata. Devo precisare che vedremo spesso la Dolorata sia rappresentata nei quadri e sia come effigie sotto campana, perché la popolazione fasanese è molto legata alla Madonna, soprattutto alla Madonna Addolorata, perché le mamme, le donne del sud vedono in lei tutte le proprie sofferenze. Sulla mia sinistra, da Fasano torniamo a Taranto, ancora un momento della processione di cui ho parlato prima e le rappresentazioni sono di Antonio Bello. Un altro angolo suggestivo di rappresentazioni di Gesù sempre in questo periodo. Allora abbiamo questo quadro antichissimo in cui è raffigurato Gesù. Da notare la particolarità degli occhi e questo quadro viene dalla collezione di Rosa Tricuzzi e mi raccontava che il padre era molto legato perché come si muoveva in casa, non solo lui ma anche gli altri componenti della famiglia, gli occhi di Gesù giravano, cioè seguivano ogni componente della famiglia. In realtà è così se uno guarda questo quadro attentamente. Poi abbiamo un crocifisso, è sempre della collezione di Michele Massaro e c'ha il volto rivolto verso l'alto. Questi crocifissi ce ne sono tre, di Michele Massaro, di Antonia Monopoli e di Marisa La Tartara. La caratteristica, almeno questo si usava a Fasano, che c'è il sughero, la croce era fatta di sughero e questi crocifissi venivano messi al capezzale degli sposi quando si univano in matrimonio. Quindi in ogni famiglia di Fasano, se è stato conservato, c'è un crocifisso come questo, quindi è proprio la caratteristica della devozione fasanese. Questa è la riproduzione che ha realizzato Michele Massaro della Traccola e si deve sapere che il Venerdì Santo si legavano anche le campane, quindi l'unico rumore, diciamo, per richiamare i confratelli e i devoti alle processioni era questa traccola che fa questo rumore. Soprattutto a Fasano la processione del Venerdì Santo della Dolorata, che era seguita ed è seguita da una marea di gente, viene preceduta appunto da questo rumore.
c'è un chierichetto che inizia la processione con questo rumore. Ora Michele Massar, che è il nipote di un grande artista, ha non solo l'ha realizzata proprio identica, ma ha voluto anche incidere sia l'Addolorata da una parte, sia Cristo dall'altra, quindi un'opera artigianale, artistica, veramente meritoria di essere vista. La nostra socia Maria Vinci, che è anche lì un'artista, ha voluto realizzare un crocifisso all'uncinetto, anche questo è particolare. Invece l'altro, il quadro che è vicino a questo crocifisso all'uncinetto è tridimensionale ed ha una caratteristica particolare, perché chi lo guarda può osservare anche la profondità dei cieli, infatti questo celeste, celestiale, con cui hanno voluto rappresentare tutte e due Gesù. E non finisce qui, perché abbiamo anche allestito tutta la sala convegni, in cui ci sono le opere di Invidia e tutte le collezioni di altri soci e amici fasanesi. E come dicevo prima, queste opere sono uscite dalla sacralità delle famiglie. Iniziamo con le collezioni della dottoressa Rosa Cannarile e del marito Giovanni Vergine. Molto singolare è la Madonna Addolorata di profilo. L'autore è Francesco Vergine, 1909-1974. La tecnica usata da questo artista è intaglio sul legno, un pezzo veramente molto importante. A seguire il Volto Santo, il cui autore è un pittore di Monopoli, Nino Brescia, 1934-2022. È veramente un volto che, a dire dell'autore, il giorno del Venerdì Santo si trasfigura. Anche qui c'è una carrellata di crocifissi, quello in alto è di Rosaria Sibilio. A seguire questo quadro è della mia collezione. Il crocifisso in alto è di Domenico Perillo, e il cui fratello, tra l'altro Vittorio, è anche il promotore, insieme a noi, all'UTL, di questa rassegna. Domenico Perillo ci tiene moltissimo a questo crocifisso, che è stato restaurato da Francesco Invidia e che è particolare perché c'è il volto rivolto al cielo, quando Gesù dice: Padre mio, anche tu mi hai abbandonato. Continua ancora altri crocifissi, tra cui di Giovanna Acquaviva, di Ignazia Grassi. Poi abbiamo un Gesù deposto dalla croce della collezione di Angela De Simone, che apparteneva alle sorelle Carolina, Lucrezia e Concetta Monopoli. Si prosegue con le Addolorate, sia nel quadro che sotto campana, che sono di Michele Massaro. Invece il crocifisso particolare, perché ci sono tutti i simboli della passione, è mio e di mio marito Aldo Carparelli. Il crocifisso in sottovetro invece è di Pasquina Calandrella. Allora abbiamo il saio di Domenico Dentico, che indossava prima i confratelli del Terzo Ordine Francescano. Oggi invece, durante le processioni, indossano il tau. Poi abbiamo un diorama pasquale della rappresentazione della chiesa della parrocchia di Sant'Antonio Abate, Fasano, Anna Rosa, Cincavalli. Proseguiamo con la preziosa collezione di Michele Massaro.
abbiamo la corona di spine con i chiodi e poi abbiamo sempre sotto campana le addolorate, poi Gesù morto e Gesù caricato della croce. Diorama pasquale è una rosa a 5 cavalli e Gesù che è risuscitato dal sepolcro. Un'opera bellissima questa, riprodotta in due esemplari, sono i pappamusci in cartapesta. Si riferiscono alle processioni di Francavilla Fontana e sono stati realizzati dal maestro di fama internazionale Francesco Invidia. Bellissima questa opera perché sono tante opere dello scultore di Crispiano Antonio Santoro, il quale parte dalla nascita di Gesù, poi ricercando la trascendenza, la mano con la croce e ancora il sacrificio. E sullo sfondo c'è San Francesco d'Assisi. Sono delle opere realizzate in vetro resina e oro zecchino. Perché San Francesco? Perché ricorda gli 800 anni del primo presepe a Greccio. L'UTL è da anni ormai che si batte per la pace e allora questi sono gli angeli appunto della pace, vengono sempre dalla collezione di Michele Massaro. Siamo nella stanza degli arazzi. Non è soltanto bella ma anche importante, perché Palmina? Perché ci sono delle opere straordinarie, cioè questo diorama pasquale realizzato dall'artista Giuseppe Di Bello, che è veramente fatto benissimo, ricreato non solo dal punto di vista della devozione ma anche dal punto di vista storico e artistico. Quindi come vedi Valeria, noi attraverso l'arte stiamo e vogliamo far riscoprire ai visitatori le nostre tradizioni, le tradizioni della Settimana Santa, della Quaresima, che sono di Fasano, ma che possiamo dire sono di tutta la Puglia e quindi del Meridione. Palmina, questo che cosa sarebbe? Allora, questo sta a dimostrare la lavanda dei piedi, che è uno dei momenti particolari della messa del Giovedì Santo. E lo abbiamo messo accanto al municipio di Fasano e sta naturalmente, si sta snodando una processione sempre dei misteri. Palmina, è tutta questa tavolata così bella, perché? Allora, questa rappresenta l'ultima cena, infatti le lampade sono proprio come si mettevano anticamente con l'acqua e l'olio, rappresentano i 12 apostoli. Invece questo grano che è stato coltivato per una settimana all'ombra, proprio al buio, sono i sepolcri, perché prima ho parlato dell'altare della reposizione. Nelle chiesette invece ogni confraternita, ho spiegato prima, ha la sua effigie, il suo mistero di Gesù. E allora in ogni chiesetta c'è Gesù nell'orto, Gesù alla croce, Gesù deposto, e ci sono tutte queste ciotoline, perché alla fine del Venerdì Santo ognuno si porta a casa un po' di queste, diciamo, dei rametti e proteggono per tutto l'anno la famiglia. Poi ho detto l'ultima cena perché c'è il pane, non solo il grano, ma anche tutti i simboli della passione
che l'artista Giuseppe Di Bello con Anna Rosa Cincavalli hanno realizzato con la farina, con la pasta con cui si prepara il pane. Palmina, è questa bella stoffa, non so, c'è qualcosa di sbagliato qui? No, è che la tradizione della Settimana Santa dice che bisogna coprire gli specchi e anche le effigi religiose delle chiese. E allora noi, per ricordare questa tradizione, abbiamo coperto specchio. Lo specchio e i drappi o le stoffe devono essere di questa tinta viola, perché è il colore del dolore. Palmina, e questa è una bella tenda? No, non è assolutamente una tenda, è uno stendardo del Corpus Domini. Naturalmente Pasqua è passata da un pezzo e anticamente nella Chiesa Madre, nella Chiesa Matrice, per il Corpus Domini si allestiva, diciamo, tutto l'altare con questi stendardi. Proviene dalla collezione di Michele Massaro, infatti questa è opera del nonno, e l'UTL ha fatto anche un lavoro di ricerca, perché vedi, lo stendardo è rappresentato in quella vecchia foto del secolo scorso. Grazie. In questa mostra, anche se prettamente pugliese, non poteva mancare il tocco di internazionalità, dal momento che l'università è gemellata col Perù, col Messico. Quindi quale occasione migliore per scambiarci le tradizioni e i momenti culturali e di fede? Infatti siamo associati con l'associazione Ritmo Color y Savor, la cui presidente è Isabel Tapia. E Isabel è venuta proprio qui con un gruppo di peruviani che abitano a Crispiano a montare questa mostra, che sembrerà strano, sembra un trionfo di primavera piuttosto che la passione e morte di Cristo, ma il Perù è tutto colorato. E Isabel ci ha spiegato, come vediamo da quella bellissima immagine arrivata direttamente dal Perù, che loro usano fare durante la Settimana Santa, realizzare questi tappeti e questi archi di fiori. Infatti un mese prima le donne non solo si mettono a coltivare questi bellissimi fiori, ma addirittura a pensare già a quella che sarà la rappresentazione. Quindi sulla mia sinistra vediamo tutto il Perù e le varie, diciamo, i vari paesi del Perù, anche Tarma, e sulla mia destra vediamo la linea di Nazca, che è molto importante per il Perù, e ancora vediamo Tarma e tutte le altre rappresentazioni, e soprattutto vediamo i fiori, questi fiori colorati che rappresentano proprio la Settimana Santa, la Quaresima del Perù. Del resto, che cosa significa la resurrezione di Cristo? Perché dalla morte si passa a questa esplosione di luce e di vita. Palmina, grazie mille, è un'avventura, un'esperienza, è bellissimo tutto questo che fate, grazie ancora. Sono io, a nome del direttivo, dei soci, che devo ringraziare, sai che in Puglia, e soprattutto quella bellissima persona che io, Pino, o Pino, ti voglio chiamare Pino, e naturalmente è la sua dolce metà che è Valeria. Grazie. Perché siete sempre attenti a questi eventi culturali di arte. E non è da poco, perché oggi in televisione va soprattutto di moda quella che è la cronaca nera, quella che è la violenza,
invece con questa vostra attenzione ci premiate, perché anche quest'anno ci siamo classificati prima in Puglia come università per la quinta volta, e quindi grazie e auguro a tutti coloro che ci seguiranno di trascorrere una Pasqua che sia veramente una Pasqua di pace e non di consumismo, cioè pensiamo anche alle guerre e speriamo che cessino queste maledette guerre e che sia pace per tutti. Quindi auguri, auguri e grazie a tutti. Grazie ancora Palmina. Tantissimi auguri a tutti quanti da qui, tantissimi auguri da Sai Che in Puglia. Vi aspettiamo numerosi alla mostra, è una bellissima esperienza che ognuno di voi deve provare, come l'abbiamo fatto noi. E Sai Che può interessare o coinvolgere anche te, adesso lo sai. Bravissimo! Approfitto per inviare i saluti e gli auguri di Pasqua a Eric Agreda, che è il vice direttore dell'area cultura con delega alla pubblica istruzione e sport del comune di Tarma di Perù. Naturalmente invio gli auguri da parte dell'Università del Tempo Libero di Fasano insieme a Iopino, a Valeria e a Sai Che in Puglia, sperando che ci siano dal Perù tante visualizzazioni di questo video in cui c'è anche il Perù.